Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Pavia risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. La studiosa australiana Leslie Kenold pone un quesito: se quando si parla di veganesimo e di vegetarianesimo si abbia in mente davvero il benessere degli animali o se sia soltanto una superiorità morale di chi decide di non mangiare prodotti di origine animale. L'intellettuale australiana spiega che esiste anche la possibilità di condurre una vita da carnivori etica, assicurandosi che gli animali di cui ci nutriamo abbiano vissuto e siano morti senza subire inutili sofferenze. Secondo lei si può essere veramente amanti degli animali pur mangiandoli? Sì. Come mai? Perché in questo sistema sociale basato sul profitto, se gli animali non danno profitto verrebbero eliminati da piccoli. Penso di sì. Come mai? E il concetto che debbano essere allevati in un determinato modo, rispettati e poi anche abbattuti, sempre rispettandoli, secondo me è possibile. Non lo so, non posso rispondere sicuro. Non so se dieta vegana, come si chiama, provo anche io ogni tanto e mi piace. Vegani e vegetariani hanno davvero in mente solo il benessere degli animali oppure queste usanze sono paure, fissazioni, mode o chissà che altro? Penso che moralmente siano impegnati e li rispetto, li stimo. Io penso che un po' di moda ci sia, soprattutto per quello che riguarda il veganismo o veganesimo, non so come si dica di preciso, verso cui sono un po' prevenuta. Mentre nei confronti dei vegetariani penso che sia un modo di pensare che ha dei valori che deve essere rispettato. Sarà per ignoranza mia, probabilmente, per quanto riguarda i vegani. Io penso se pensano anche alla sua salute e pensano anche per bene gli animali, non so, difendono. Quindi per lei lo fanno solo per una questione di salute e per gli animali? Non pensa che magari sia una moda degli ultimi tempi? No, non sono sicura, forse anche una moda, non so.